Allora, i risultati confermano i pronostici. Attenzione che è successo qualcosa di scandaloso all'isola Liri, eh? Ho letto, Attenzione, infatti, sta. intanto quello che dicevo prima riguardo al Milazzo vale ancor più per quanto riguarda il Neapolis, perché con una sana e oculata gestione da parte dei presidenti Moxhedan e Boucher si è riusciti a portare una squadra con tanti giovani ai playoff, contro squadre blasonate come l'Avellino e il Trapani, quindi è già un grosso successo. Però è anche vero che adesso dovrebbero essere anche queste squadre, diciamo, tra virgolette, più piccole, salvaguardate, dovrebbero essere tutelate, mentre vedo che, perché ho letto un po' le cronache in internet poco fa, di una partita ancora una volta, come qualche altra volta è successo, dove la terna arbitrale non era all'altezza, e quindi poi ce le dirà il vostro inviato Raffaele Bergavi. sicuramente Allora, nei io mi dettagli. Però già il allora fatto che sia arrivato ai playoff comunque è un grandissimo successo, così Certo. come lo è stato per l'Arzanese vincere il campionato di Serie D. Certo. Allora, Raffaele, su questa partita regna un sospetto per quanto riguarda delle dichiarazioni che fece Moxhedan contro Macalli. Per cui ragionevole sospetto, poi può darsi pure che è infondato sospetto, eh. È un ragionevole dubbio permane per quanto riguarda la condizione arbitrale di questa partita. Tutti sanno la battaglia che c'è fra Moxhedan e il presidente di Lega, e quando un arbitro poi sbaglia una partita perché l'ha sbagliata, ti porta a pensare male. Volevano ritirare la squadra dal campo. Non l'hanno fatto, non so perché, ma ci racconterà tutto Bergavi. Bergavi, abbiamo il filmato grazie alla nostra rassegna stampa di Rete. Lo vuoi vedere prima o lo vuoi vedere dopo? Mario, guardiamo penso prima il filmato, così col supporto delle immagini possiamo parlare anche di cose concrete, non solo poi Ok, di... allora andiamo a vedere un attimo il filmato per cortesia, grazie alla nostra rassegna stampa all'isola Liri tra la Neapolis e il Trapani. Via con la regia. Dura poco più di un tempo sul campo laziale di Isola del Liri il sogno del Neapolis di chiudere a proprio favore il confronto di andata delle semifinali playoff contro il Trapani. Neanche 5 minuti di gara e la formazione di Chiricallo riesce già a sbloccare il risultato. Molto bella la conclusione dalla distanza di Moxhedan, nonostante il tentativo di correggere la traiettoria del pallone, Castelli non può far nulla per evitare il vantaggio dei campani. Conquistato progressivamente il comando del gioco, con il passare dei minuti il Trapani costringe gli avversari sulla difensiva, un predominio territoriale che però non produce immediatamente gli effetti sperati. Soltanto a metà della ripresa, infatti, la formazione siciliana riesce a riequilibrare l'incontro grazie ad un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Pairetto per un intervento scorretto di Pasquale Esposto, espulso nella circostanza, su azione nata da calcio d'angolo. Con precisione e freddezza, dal dischetto Filippi supera Napoli per il definitivo 1-1 dell'incontro che il Neapolis chiude in 9 uomini per la successiva espulsione di Bianchi. Un esito che per i siciliani equivale ad una grossa ipoteca sul passaggio del turno. Allora, io vorrei un attimo approfittare del nostro moviolista perché ha visto per la prima volta però attentamente questa azione che ha dato il rigore al Trapani. Vorrei sapere da lui cosa ne pensa in merito, anche se l'ha potuto vedere per pochi istanti. Allora. Un'azione classica da calcio d'angolo con situazione praticamente di un giocatore che sembrerebbe praticamente che fa un fallo all'altro e quindi l'arbitro del calcio di rigore. Se la possiamo rivedere un attimo sarebbe forse il caso, però ovviamente sono quelle circostanze che non sono eclatanti per quanto mi riguarda, tali da dover alzarsi dalla sedia e gridare allo scandalo. Sono quei casi di calci di rigori che si possono non dare, ma si possono anche dare. Va bene, allora sentiamo un attimo, allora, invece come l'ha vista dal campo, Bergavi? Tutto nasce però prima da un fallo di reazione di un calciatore del Trapani punito con l'ammonizione di entrambi i calciatori, poi sia del Neapolis che del Trapani.
Il presidente Moxedano si lamentava principalmente di quello, perché se poi dice sì, ci può anche stare dal calcio di rigore, dall'espulsione del calciatore nostro per doppia ammonizione, però prima devi dare quell'espulsione. Data quell'espulsione, allora ok, tornano un po' i conti. Invece tu non dai quell'espulsione, ci dai calcio di rigore al Trapani, che almeno per quanto riguarda le immagini sembra molto dubbio, così è apparso anche dal campo. In più l'espulsione del calciatore, in più dopo viene espulso un altro calciatore, non solo, ma ci squalifichi tutta la difesa centrale per quel che riguarda la gara di ritorno, allora è normale che qualche sospetto viene. La società è, Mario, il presidente Moxedano era davvero indemoniato, come era lo stesso Boucher, ma al di là è anche proprio una situazione estenuante, perché fare delle dichiarazioni e poi ritrovarsi di una terna arbitrale di questo tipo è poi difficile. Come diceva il mister Di Costanzo, forse andremo più tutelati noi che le grandi società, invece va fatto il contrario. Quindi è una situazione difficile, anche perché cioè addirittura il presidente Moxedano ha cercato di ritirare la squadra dal campo, c'è il vicepresidente Dino Moxedano che è entrato in campo nel tentativo di bloccare il gioco, poi sono stati gli stessi giocatori del Neapolis di chiedere di poter continuare la partita. Però davvero, Mario, è anche la stessa stampa di Isola Liri, che era lì, che poi seguono abitualmente l'Isola Liri, cioè hanno dato perfettamente ragione al Neapolis. Ora i sospetti sono, è l'arbitro che comunque non è all'altezza della situazione, si tratta di Pairetto Di Nicolino, che tra l'altro è figlio d'arte anche, però nei playoff in teoria mandano quegli arbitri che già sono saliti di categoria, quindi o è l'arbitro che non è all'altezza oppure c'è qualcosa sotto. Vabbè, diciamo ragionevoli sospetti, dai, chiamiamolo così, che aleggiano su questa partita, che hanno aleggiato su questa partita, per dir meglio, proprio per il fatto che c'è questo contrasto tra Moxedano e il presidente Macalli. Mario, sta di fatto che il presidente Moxedano ha parlato di un gesto eclatante, cioè di non mandare la squadra a Trapani, mentre il presidente Bucci ha detto che ne parleremo nei prossimi giorni, però siamo intenzionati a non mandare la squadra a Trapani. Ecco, sarebbe, diciamo che, insomma... Mario, però sono un anno intero di sacrifici per arrivare nei playoff. No, il fattore, cioè, che noi abbiamo due partite, non è... Il fattore che noi abbiamo vinto a Trapani, capito? Può darsi, d'altronde con un Moxedano, non è stato espulso lui, fortunatamente. Con Raffaele che fa quei gol, chi lo sa, sai, le vie del Signore sono infinite, a meno che non mandano un arbitro casalingo poi là, che ti posso dire. Anche già il fatto, io non ho capito, chi me lo può spiegare per piacere, per quale motivo si è giocato in campo neutro? Cioè, non l'ho Mario, capito. Ma il problema è anche quello alla fine, perché ci sono in Campania penso tantissimi campi che potevano ospitare alla fine la gara. Però, perché non era squalificata la Neapolis, non era squalificata. Visto che purtroppo il Vallefuoco non aveva ancora la... Non era agibile il campo. Non era ancora agibile il campo. Non era agibile, si è giocato a porte chiuse. Poteva a porte chiuse, perché sarebbe forse a porte... Vabbè, vogliamo fare porte... Per lo meno in Campania, cioè andare... In Campania ci sono tanti di quei campi liberi che c'erano e ha sbattuto all'Isola Liri, insomma, dai, ragazzi. Anche perché poi non è che la Neapolis si porta 100.000 spettatori appresso, insomma. Quella è la cosa strana, perché non potevano giocare a porte chiuse come ha fatto tutto il campionato? È perché questo lo organizza il playoff, ecco. Lo organizza la federazione, cioè la Lega DC, e non vuole che deve essere porte aperte. Non me lo dire perché, Macalli non lo capisca. Non si sa ancora, pensate, non si sa ancora se farà la C, se non farà la C, se farà la C2, se saranno due gironi, se saranno quattro gironi. Ma io penso che ci sia un grande controsenso, farla giocare tutto l'anno e poi la partita più importante, la partita di un anno, farlo su un campo esterno. Cioè devi permettere a giocare ad armi pari con il Trapani, sempre a porte chiuse. Gli avete consentito di giocare a porte chiuse? E si fanno pure i playoff, perché non è giusto che il Trapani gioca in casa e il Napoli non gioca in casa. Penso che questo sia un grande controsenso. No, già c'è un vantaggio da parte del Trapani che gioca di giocare la seconda in casa. Che doppio poi risultato. C'è il doppio risultato, perché a parità di punteggio senza pubblico, avversario. Adesso un altro vantaggio è quello di giocare in campo neutro, perché si è giocato in campo neutro e non sul terreno che i giocatori si allenano, giocano, diciamo, conoscono bene, quindi quando effettivamente volevano farci giocare a Ischia è stata penalizzata. Abbiamo giocato a porte chiuse, a Ischia volevano far giocare solo con a porte aperte solo per gli ischitani. Noi abbiamo fatto ricorso
e poi alla fine abbiamo giocato a porte chiuse, quindi queste decisioni a volte veramente vengono prese. Ma poi non ci sono motivi di ordine pubblico o quant'altro, non è che... Ma io ti ripeto, io col presidente Magale tutti lo sanno, insomma, io non è che lo critico sempre, perché penso che la gestione della C potrebbe andare meglio, poteva andare meglio e dovrebbe andare meglio. Se la C si è ridotta in queste condizioni, sappiamo tutto che non si sa ancora che fine farà per quanto riguarda i gironi, la colpa è anche di chi ci ha guidati, chi vi ha guidati anche, in Serie anche C. Questa cosa di non fare i play-out, come dicevi tu, nei girone B e girone C, ha in qualche modo un minimo falsato il campionato. Non l'ha falsato completamente. Io voglio dire un minimo, perché tutti hanno messo la squadra peggiore, non si metteva mai la squadra migliore, la squadra certo peggiore. Le squadre sapevano già che non sarebbero retrocesse, e poi era il Catanzaro nel girone C. Mi voglio anche sbilanciare, molte squadre hanno messo dei raccomandati in campo, poi perché li mettevano in campo lascio a voi certo, l'interpretazione. Certo. Allora, che esagerisci, fammi sapere. I playoff è Isola Liri, no? Per esempio c'è stata sul campo, il comune di Mugnano ha fatto tutto il possibile per riaprire il Vallefuoco per la gara con il Trapani, ci avevano dato come ultimo termine martedì mattina, invece lunedì la Lega ha chiamato che i tempi erano scaduti e si giocava Isola Liri. Allora vuoi sapere un'altra cosa? In più, Mario, dire un'altra cosa, che per esempio ha diviso il campo di Isola Liri in due soli settori, quello riservato al settore del Trapani dove il costo del biglietto era di 10 euro, e poi quello riservato ai tifosi del Neapolis dove il costo del biglietto era di 25 euro per una partita di Lega Pro. Mario, io penso sia abbastanza assurdo come cosa. Poi ecco il motivo per cui la Lega organizza i playoff alla fine.